Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Ginevra Lamborghini entra nel reality sulla scia delle polemiche, molla inoltre il primo palo in faccia al pretendente famoso. Rimasta a lungo all'ombra della ben più famosa sorella, Ginevra Lamborghini ha scelto di mettersi alla prova nel contesto televisivo del GF VIP. Il conduttore Alfonso Signorini non ha ceduto alle richieste di Elettra, che prevedevano l'inserimento di una clausola contrattuale per escludere la prestigiosa famiglia dai rumors. Tra le due sorelle, infatti, non corre buon sangue sin dal 2019, ed Elettra avrebbe persino bloccato la sorella e le amicizie in comune, escludendola anche dal chiacchierato matrimonio con Afrojack. Questo e altro, ha rivelato Ginevra, che si è offerta alle telecamere drappeggiata in un sontuoso abito color ciliegia. La rampolla della famosa casa automobilistica ha rivelato ulteriori retroscena, stroncando inoltre le mai romantiche del fascinoso Antonino Spinalbese. Terza concorrente a varcare la soglia della casa, Ginevra è stata accolta calorosamente da Cristina 40 nonché, in particolare, da un interessatissimo Antonino Spinalbese. Il fotografo ed ex hairstylist è rimasto folgorato dall'ingresso dell'ereditiera, e si è offerto di farle da cicerone nel tour degli ambienti. Persino Cristina 40 aveva notato l'attrazione di Spinalbese nei confronti di Ginevra, dichiarandosi di conseguenza fuori dai giochi. Durante una chiacchierata per rompere il ghiaccio, la giovane Lamborghini ha confessato a mezza voce di avere una persona che mi aspetta fuori, precisando inoltre di essere fidanzata. La reazione delusa e sgomenta di Antonino Spinalbese parla da sé, probabilmente il giovane non aveva escluso la nascita di un flirt sotto alle telecamere. Ginevra al momento sta vivendo l'esperienza televisiva con leggerezza ed intelligenza, cercando di approfondire la conoscenza con i compagni. In un momento di confidenza con Eleonor Ferruzzi e Alberto De Paisis ha rivelato qual è stato uno dei momenti più deludenti e dolorosi della sua vita. Durante i festeggiamenti della vigilia di Natale, la sorella Elettra l'avrebbe cacciata di casa in quanto ospite non gradita, e Ginevra ha vissuto l'esilio come una frattura insanabile. Chissà che il programma non riesca a fare da collante tra le due rampolle, talvolta persino i format televisivi riescono in imprese altresì impossibili. Per quanto riguarda le belle speranze infrante di Antonino Spinalbese, le scommesse sono ancora aperte. Palo, oppure no, giovedì 22 settembre entreranno nuovi concorrenti nella casa del GF VIP, e durante i prossimi, lunghi mesi, tutto può cambiare. E Ilary Blasi concorderebbe. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.